ragazzi, bentornati sul canale. Vieni, ci sei anche te? Vieni, monta su, vieni. Guarda là, saluto. Saluto anche Del Rey. Ciao ragazzi, e oggi siamo qui per... Sì, buono, buono. Siamo qui con Rey per... perché è stata lanciata una sfida. È stata lanciata una sfida perché ci serviva. Ci piaceva un mobiletto intarsiato da mettere nell'ingresso, una console a mezzaluna intarsiata, e guardando sulla rete, insomma, da vari mobilieri antiquari, ne avevamo trovata una che ci piaceva, solo che il prezzo era molto alto. Ecco, questa console qui, il prezzo era molto alto, e allora io ho detto, ma la faccio io. E qualcuno naturalmente ha detto, ma figurati se la fai te. Quindi si è lanciata una sfida. Cioè, voi cosa pensate? Che io non avessi accettato la sfida? Ma nemmeno per idea. L'ho accettata e come? E quindi niente, ho fatto questa cosa, che ora vedrete, insomma, se vedete il filmato vedrete se poi la sfida è stata superata o no. Io penso di averla superata. Anche se, vabbè, l'ho interpretato a modo mio, però credo che il risultato ci sia. Vi lascio alla visione del filmato, mi raccomando, per quelli appena arrivati, di iscriversi, non costa niente, il canale non è sponsorizzato, quindi, però insomma, per tenerlo vivo bisogna che vi iscriviate e spuntate anche la campanellina, così vedete tutti i video. E durante il video, insomma, ci sono anche delle tecniche interessanti, l'intarsio, la lucidatura a tampone, eccetera eccetera, ma non vi voglio tenere sulle spine, vi lascio vedere il filmato e ci vediamo poi per i saluti finali. Ciao a tutti, TG Maker. Se volete vedere il video di come ho costruito questi morsetti, ve lo lascio in alto, nelle schede, va bene? Andatelo a vedere perché è bellino. Quindi il compasso va impostato a 23,5. Lasciamo il posto per il taglio della lama. Sarebbero fatte a mano se fossero precise al millimetro. Ora faremo dei pezzettini da mettere qui per appoggiarci sopra poi il legno che farà da sfondatura. Dice che non taglia dritta la matita, ma se vuoi spessore così, queste vecchie cornici tolte da un mobile vecchio, e anche questo andrà fatto.
Allora, per la lastronatura del piano ho fatto un disegno di massima, ecco. Parte dalla stella, quindi bisogna trovare delle essenze un po' più scure, alternarle con quelle più chiare. Quindi questo è un legno d'albicocco, di come bella venatura, e quindi mi piaceva appreziosirlo con questo. Andiamo a fare questi pezzi qui che vanno poi a chiudere, diciamo, parte circolare. Quindi l'attacchiamo in un punto. Siamo all'ultimo pezzo del sopra, naturalmente, però è già un bel obiettivo, dai. Ovviamente farlo, che poi diventa duro, essendoci la gomma lacca insieme. Quindi premiamo bene con una spatolina di legno e poi abbiamo anche qui, che più o meno dovrebbe essere il colore suo. Un po' di carta abrasiva, andiamo a pareggiare per proteggere questa parte qui che abbiamo rilevigata e quindi è sottoposta ad essere sporcata. Diamo una nuova mano di gomma lacca a pennello, per ora basta, va bene a pennello. E qui si vede già l'effetto, insomma, più o meno come quando sarà finito. Allora, il nostro piano è stato spianato, ora poi ci sarà da stuccare alcune piccole fessure, però insomma è pronto. Ora andiamo a fare il cassettino.
vedete che qui c'è una piccola fessurina, quindi la andremo a stuccare con del noce medio. Anche qui c'è una piccola imperfezione. Andiamo a pareggiare così. Qui ce n'è un'altra. Togliamo il nastro carta. Ora prendiamo una carta un po' più fine. E ora un po' di paglietta. Ora prendiamo un po' di gomma lacca. Andiamo a vedere il risultato. Vedete che è praticamente invisibile. Armonizzare un po' così. Ora lo lasciamo seccare. Io metto sul tampone una goccia proprio di olio di vasellina e qualche goccina così, pochissimo, ne basta pochissimo. Cominciamo. Con i nostri cerchi, cercando di non passare mai il bordo. Facciamo anche il cassettino. Importante non soffermarsi sempre sugli stessi punti, perché se no si brucia, cioè si forma un buco praticamente. Cioè l'alcol scioglie tutto il trattamento che abbiamo fatto fino a quel momento lì. Ora questo è un mobile piccolino per cui si presta male allo scopo didattico. Ecco, non so se si riesca a apprezzare già il grado di lucentezza, ma mi sembra già soddisfacente.
Guardate, c'è anche il cassettino, mi è venuto bene. Mi raccomando, non bagnate mai il tampone finché non è asciutto totalmente. Se non scorre una gocciolina così di olio di vasellina o di olio paglierino, c'è anche chi usa l'olio paglierino. Bordo, bordo, laterali. Allora ragazzi, siamo arrivati in fondo al video. La domanda è questa: la sfida è stata superata? Io penso di sì. Sembra che il lavoro sia venuto bene. Ai posteri, la tua sentenza. Un saluto a tutti.